Grazie Agnes Kalibata, che è inviata speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il vertice sui sistemi alimentari, ma che tiene molto anche ad un'altra qualifica, è presidente di AGRA. Avete sentito nel suo discorso riferimenti all'Africa, un continente che ha un tiro di schioppo dall'Italia e dall'Europa, che cresce a ritmi vertiginosi e che andrà tenuto d'occhio, perché a seconda di come si evolverà questa crescita ci sarà un impatto non banale anche sul futuro del nostro paese e dell'intera Europa. Gesmundo adesso ci aiuterà a proseguire nei lavori della mattinata. Kalibata è presidente di AGRA, che ha programmi importanti che riguardano proprio l'Africa. Vogliamo dargli il microfono? Tutto? No. Ah. Due giornate saranno. Queste due giornate saranno all'insegna di temi che ci stanno profondamente a cuore, ma che speriamo siano anche temi che gli stakeholder, le persone che realizzano opinioni e la stessa opinione pubblica possa fare suoi. Non vi nascondo che l'intreccio dei temi che ci ha accompagnato nella preparazione, le varie testimonianze e tutte le persone coinvolte a vario titolo e nei vari risvolti è stato in preparazione di questo convegno molto complesso. Le questioni e i dibattiti ci sono sembrati crescere strada facendo, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Ciò significa, caro Presidente Prandini, che come organizzazione siamo sempre più al centro di dinamiche che a talora sono convulse, ma dinamiche che in qualche modo investono sì il mondo dell'agricoltura, ma che hanno grandi ricadute su tutto quello che è il tessuto e i destini del nostro paese e anche del nostro popolo. In passato, per molti anni, quando Coldiretti faceva cose di questa natura, non era sicuramente così. Oggi è così. L'apertura del nostro forum sarà dedicata, subito dopo, con la regia del direttore del Sole 24 Ore, a una questione che vede un atteggiamento della Coldiretti fortissimamente, fortissimamente contrario, e i contributi e tutte quelle che saranno le relazioni invece successive andranno a realizzare quella che è la continuità della nostra progettualità come grande organizzazione agricola. Il programma nel suo dettaglio e tutte le singole vicende che avrete modo di vedere, tipo i filmati, i docufilm che saranno presenti, lo troverete sul QR che vi è stato consegnato all'atto della registrazione. Noi ci auguriamo che possa essere un buon supporto per seguire e poter in qualche modo addentrarvi a queste due giornate di lavoro. E qui invece voglio soffermarmi proprio velocissimamente su quelli che sono i motivi che ci hanno spinto ad individuare questi singoli moduli che troverete nel programma che è già in vostro possesso. Apriremo il pomeriggio sicuramente con un tema che riguarda i futuri assetti dell'Europa. A questo abbiamo voluto chiamare per questo approfondimento tre persone che per la loro statura, per la loro capacità di analisi, ma soprattutto anche per gli impegni istituzionali che hanno avuto negli anni, possono sicuramente guidarci con grande profondità nel capire quali saranno i futuri assetti e i futuri comportamenti possibili dell'Europa. E guardate che l'Italia ha bisogno dell'Europa e la crisi pandemica l'ha messo ancora più in evidenza. Però è chiaro che quelli che saranno gli atteggiamenti, le posture dell'Europa
saranno sicuramente gli atteggiamenti e le posture che riguarderanno anche il nostro Paese, perché è inscindibile questa unione. Poi parleremo di questa straordinaria rivoluzione silenziosa, noi l'abbiamo chiamato un terremoto silenzioso, quello che si è realizzato negli ultimi 20 anni nel nostro Paese e più in generale proprio sul pianeta relativamente alla cultura e al consumerismo che ha messo in campo la stagione dei farmer markets. Voi avete visto all'ingresso dei totem che richiamano questa associazione mondiale che siamo riusciti a costituire, vedremo anche la testimonianza di questo presidente che in qualche modo ci guiderà nei primi 2 anni di vita, che è un grande propugnatore dei farmer markets negli Stati Uniti, e avremo modo di cogliere come questo aspetto sia un aspetto che è entrato ormai profondamente nella cultura e nel consumerismo italiano, al punto tale che quest'anno raggiungeremo probabilmente i 5 miliardi di volume di affari con le vendite dirette, che va sicuro non è una cosa da poco, essendo diventata quella dei farmer markets la quarta catena della distribuzione nel nostro Paese. Poi avremo la necessità di affrontare il tema delle energie, di quelli che sono le valenze e gli effetti moltiplicatori che queste dovranno in qualche modo caratterizzare. E su questo noi avremo un atteggiamento molto laico, lo dico con molta chiarezza, perché siamo convinti che non esiste un silver bullet, ossia una pallottola d'argento che da sola potrà in qualche modo guidarci sulla stretta strada della transizione ecologica. Noi siamo convinti che dovremo vincere anche dei tabù, aprirci praticamente a tutte le prospettive che le nuove energie ci mettono davanti, perché più arrivano dati, più arrivano praticamente funzionalità relativamente anche alle catastrofi a cui ormai il mondo e la cronaca ci sta accompagnando, più chiediamo che questo passaggio, che è proprio della transizione ecologica, è un passaggio molto stretto e che richiederà una intelligentissima radicalità per poterlo affrontare. Infine parleremo del nostro mondo, di quel cibo che nasce dalle nostre imprese, all'interno delle nostre filiere. Parleremo di quelli che sono nel suo cammino gli ostacoli che il nostro cibo in qualche modo deve poter superare. Parliamo del Nutri-Score, parleremo quindi di quella che è la grande vicenda del Nutri-Score, c'è qui Paolo De Castro che ci accompagnerà in questo approfondimento. Parleremo per esempio dell'Italian Sounding, che sottrae ancora 150 miliardi di valore al nostro Made in Italy agroalimentare. Parleremo delle pratiche sleali, che finalmente è diventata legge, ma che dovrà essere veramente quel colpo contundente che noi vogliamo appunto poter assestare a tutta quella vicenda poco chiara che accompagna anche le pratiche di commercio dei nostri prodotti del vero Made in Italy. Su questo salutiamo la Guardia di Finanza, i Carabinieri che in massa sono voluti essere presenti a questo nostro convegno, e a loro e al CQRF del Ministero affideremo gran parte della messa in trasparenza di tutto quello che sarà la nostra avventura rispetto alle pratiche sleali. E poi parleremo anche dei meccanismi che purtroppo sono ancora molto assenti in tutti quelli che sono gli accordi commerciali globali, ossia il criterio di reciprocità che non è assolutamente contemplato negli accordi globali, e quindi noi ci troviamo magari a dover rispettare doverosamente determinate leggi che ci siamo voluti dare, ma se non c'è reciprocità negli accordi commerciali a livello globale ci vediamo arrivare massa di prodotti e di cibi che nulla hanno a che fare con le leggi che noi rispettiamo. E quindi sull'onda di queste minacce che poi stamattina invece apriremo il nostro dibattito sul cibo sintetico. Ci concentreremo soprattutto sulla carne sintetica, perché è quella che con l'industria della carne è già in più avanzato stato, diciamo, di pronta lotta rispetto ai mercati mondiali. E su questo vi dico subito, in termini proprio di radicalità, qui ci richiamiamo al Vangelo di Matteo: di fronte a certe sfide, di fronte a certe minacce,
L'Evangelista Matteo dice che bisogna essere in grado di dire dei sì e dei no che siano dei no. Ecco, il nostro sarà un no, no convinto, risoluto e senza nessun tipo di esitazione. Perché questo tema, dove si vanno a concentrare interessi astronomici che non sono neanche inimmaginabili per il nostro paese, perché sono state investite gigantesche energie economiche, finanziarie, tecnologiche, noi non possiamo praticamente assistere a questo tema, all'evolversi di questo tema così passivamente. Questo è uno scontro di civiltà, cari amici, come nel passato ci sono stati grandi scontri di civiltà. Mi viene in mente la battaglia di Salamina tra i greci e i persiani, mi viene in mente la seconda guerra mondiale tra il nazifascismo e le democrazie che in qualche modo erano rappresentate dagli alleati. Su questo tema si vede subito impegnati con dati, con scienziati che ci hanno dato il loro contributo, con un film storico che vedremo proprio perché ci possa aiutare ad introdurci dentro questo tema ancora sconosciuto in giro per l'Europa. Io stamattina ho avuto un incontro con una grossa personalità francese e quando gli ho in qualche modo snocciolato i dati sono rimasti praticamente a bocca aperta, perché parlavo appunto dell'industria della carne. Non dimentichiamoci che la Francia è il primo paese produttore di carne in Europa e il secondo e terzo a livello mondiale, quindi si mettono in discussione diversi interessi. E io vi invito però a seguire questo modulo con grande passione, con grande trasporto e anche con un accurato modo proprio di partecipazione, perché guarderete, è una cosa veramente infernale. E dico che questa cosa è tanto più infernale perché la stanno tutti quanti dibattendo da un punto di vista esclusivamente consumeristico. Poi dentro ci sono praticamente tutta una serie di vicende che vedremo, di bugie palesi, 7 miliardi future di popolazione, come risparmieremo, gli allevamenti sono la causa dell'inquinamento globale e del pianeta. Ecco, dimostreremo come esattamente il contrario di quelli che questi 8-10 signori che si riuniscono intorno a un tavolo, poi vi elencheremo i nomi, rappresentano il 20% di quella ricchezza mondiale, dell'1% della ricchezza che sta in poche mani. Questi signori sono già proprietari dell'high-tech, quindi della comunicazione a livello globale. Sono proprietari ormai con la Big Pharma, fatemelo dire, delle medicine a livello globale. Se gli permetteremo di poter instaurare a livello globale una dieta universale che vale per tutto il pianeta, io dico che i risvolti di natura sociale, Presidente D'Alema, e i risvolti di natura politica non so dove ci possono portare. Io credo che a questi signori va opposta la dichiarazione presente all'interno della Laudato Si del Santo Padre, di Papa Francesco, che dice che gli uomini non sono Dio e che tutto precede la terra, che però ci è stata data non in maniera, torno a ripetere, indefinita, ci è stata data in prestito. Allora, questi signori che ci stanno traghettando dentro un futuro che non è un nostro futuro, rispondiamo con una sola parola, che noi non ci faremo divorare dal loro futuro. Grazie e buon lavoro. Frankenstein Myth, il futuro di cui avere paura. Costruita in un bioreattore. Mary Shelley nel 1818 scrive di uno scienziato di nome Victor Frankenstein che crea una creatura con parti umane. La creatura è destinata a provocare molto caos nella società, poiché le persone rifiutano l'innaturalità della sua creazione. La carne sintetica è prodotta a partire da strisce di fibra muscolare che crescono attraverso la fusione di cellule staminali embrionali. La crescita del prodotto avviene in un bioreattore, utilizzando le tecniche di ingegneria tessutale note da diversi anni nella medicina rigenerativa. Le cellule,
si sviluppano in vitro e sono influenzate dalle loro interazioni con la matrice extracellulare, ossia la rete tridimensionale di glicoproteine, collagene ed enzimi, responsabili della trasmissione di segnali meccanici e biochimici alla cellula. Questo prodotto di laboratorio può essere un nutriente, ma non ha nulla a che fare con il concetto di cibo. Nomi che ingannano. I consumatori non vogliono mangiare scienza. Quando si parla di cellule, la percezione del consumatore si allontana dal mondo dei sapori e questo rende difficile vendere la nostra idea. Barb Stakey, Chief Innovation Officer Metson. I produttori di carne sintetica o Frankenstein Meat tendono ad utilizzare denominazioni che evitano ogni riferimento al fatto che il prodotto non ha nessuna origine naturale e non sia mai stato parte di un animale vivo. Per essere più appealing verso il consumatore, sono state coniate denominazioni sulle quali costruire un percepito che rimanda alla coltivazione delle piante, quindi alla terra, e alla salubrità. Così sono venuti fuori i nomi di carne coltivata o carne pulita, e nella narrazione che ne viene fatta diventa più utile chiamare cultivator l'ambiente in cui le cellule staminali crescono, piuttosto che con il suo vero nome, bioreattore. La realtà è che non è carne, ma si tratta di un prodotto sintetico e ingegnerizzato. Non ama l'ambiente. La produzione in laboratorio potrebbe richiedere molta energia e potrebbe finire per essere peggiore per il clima rispetto alle mucche. John Lynch, ricercatore Oxford Martin School. Uno dei vantaggi sbandierati dai produttori di carne sintetica sarebbe quello di ridurre, o come vorrebbero le narrazioni più audaci, eliminare gli impatti sui cambiamenti climatici. La realtà è invece ben diversa. Secondo un recente studio condotto da un gruppo di scienziati della Oxford Martin School, gli impatti ambientali della carne sintetica, cui è associato un intenso consumo di energia, potrebbero essere maggiori rispetto agli allevamenti. Il metano emesso dagli allevamenti rimane nell'atmosfera per circa 12 anni, mentre l'anidride carbonica legata alla produzione di carne sintetica persiste e si accumula per millenni. Secondo i ricercatori, nel lungo termine, la produzione di carne da laboratorio può provocare un maggiore riscaldamento globale. Spreca molta acqua. La carne artificiale può comportare la presenza di residui di molecole organiche o chimiche nell'acqua, i cui impatti sono oggi di difficile valutazione. Jean-François Hoquet, INRA, French Institute for Agriculture Research. Il potenziale inquinante della carne sintetica non si ferma agli impatti climatici e molti dubbi si sono concentrati sui consumi di acqua. Infatti, il processo di produzione della carne sintetica richiede consumi di acqua che sono di gran lunga superiori a quelli di molti allevamenti. Inoltre, il processo produce enormi quantità di molecole chimiche organiche, i cui residui sono altamente inquinanti per le risorse idriche. I sostenitori della carne sintetica raccontano che il futuro porterà a diminuire tali effetti, ma la stessa cosa vale per la carne tradizionale, che sta drasticamente riducendo i consumi idrici. È una tecnologia cruenta. Durante il processo non viene somministrata alcuna anestesia, il che apre un dibattito più che controverso sul benessere degli animali. Jean van der Balk, Università di Utrecht. Una delle promesse della carne artificiale è l'eliminazione delle sofferenze degli animali. Ma anche questa promessa sembra essere smentita dai fatti. La carne coltivata richiede siero fetale bovino per la crescita alimentare in laboratorio, una coltura a base di cellule staminali di vitello. Dopo che una vacca madre è stata macellata ed eviscerata, il suo utero, che contiene il feto, viene rimosso. Vengono utilizzati solo feti di età superiore a 3 mesi, altrimenti il cuore è troppo piccolo per perforarsi, e non viene somministrata alcuna anestesia. Esisteranno ancora gli animali cosiddetti da reddito?
con quali conseguenze sui territori e sulla biodiversità? Avremo in futuro solo allevamenti per utilizzare feti? È una bugia per la salute. Da quando sono state pubblicate le prime linee guida dietetiche per i cittadini statunitensi nel 1977, il consumo di carne è diminuito, ma i tassi di obesità negli USA sono all'incirca raddoppiati. Eric Berg, North Dakota University. I promotori della carne artificiale promuovono l'idea che consumare carne naturale faccia male. È una bugia. I rischi di carenza nutrizionale associati al mancato consumo di proteine animali sono ben documentati nella storia dell'uomo da un'ampia letteratura medica, che in particolare segnala sintomi patologici gravi e talvolta irreversibili per i bambini. Inoltre, l'alto tasso di proliferazione cellulare può indurre instabilità genetica delle cellule, inducendo la potenziale proliferazione di cellule cancerose sporadiche. Infine, non abbiamo finora la garanzia che tutti i prodotti chimici necessari per la coltura cellulare siano sicuri nel contesto del consumo alimentare. Dietro i bioreattori si nascondono i monopoli del cibo. La carne sintetica contribuirebbe ad emarginare alcuni collettivi e rendere più vulnerabili coloro che già lo sono. Moyano Fernandez, Università di Barcellona. La tecnologia usata ha costi di ingresso elevati e rendimenti di scala crescenti. Tutto il necessario per la creazione di monopoli. Insomma, sarà un affare per pochi. Spostare i sistemi alimentari verso la carne sintetica porta alla perdita di tradizioni basate su interazioni rispettose degli ecosistemi e sull'esperienza nell'ottenere cibo in modo sostenibile e rigenerativo. Legare la produzione di cibo e la sua disponibilità all'accensione di un bioreattore produce la separazione degli attori chiave della filiera e marginalizza in particolare agricoltori e consumatori. Hi-tech e finanza puntano al governo del cibo. Solo nel 2020 sono stati raccolti 366 milioni di dollari investiti nel settore della carne artificiale. Negli ultimi 5 anni, 2016-2020, gli investimenti sono cresciuti di circa il 6.000%. GFI Analysis of PitchBook Data. Gli investimenti nel campo della biologia sintetica stanno crescendo molto negli ultimi anni. E i nomi più impegnati sono soprattutto noti per essere protagonisti del settore high-tech e della nuova finanza mondiale. Eccone alcuni. Eric Schmidt, cofondatore di Google. Peter Thiel, cofondatore di PayPal. Mark Andreessen, fondatore di Netscape. Jerry Yang, cofondatore di Yahoo. Vinod Khosla, Sun Microsystems. Bill Gates, fondatore di Microsoft. Non possiamo lasciare il futuro del cibo nelle loro mani. Frankenstein Meat, un futuro da cui non ci faremo divorare. Beh, devo dire, senza piaggeria, complimenti a Coldiretti, è un filmato davvero interessante. Devo dire, ho anche imparato delle cose che non conoscevo. Bisogna che venga assicurata una certa diffusione, perché è davvero straordinariamente interessante. Ce lo commenterà Francesco Adinolfi del Centro Studi Adiunga della Università di Bologna. Felice Adinolfi. Sì, grazie. Io in realtà occupo un pochissimo spazio per una chiosa, perché il video, anzi la docustoria, come ha ben detto il segretario generale, è molto densa. In realtà è densa, ma è solo l'inizio di un lavoro. Noi abbiamo cercato di identificare con questa docustoria, seppure già ricca di molti particolari, semplicemente i capitoli sui quali il nostro lavoro si concentrerà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nel periodo che verrà, proprio per poter costruire una visione, un terreno di critica insieme a tutti i colleghi e ad altri che avete visto già citati in questo racconto, proprio per poter, come dire, costruire quel no evangelico senza esitazioni a cui faceva riferimento il segretario generale. Perché al di là dei 9 capitoli che voi avete visto e che aprono ovviamente uno spazio di riflessione importante in ognuno di questi capitoli, è chiaro che questo pezzo
che noi oggi abbiamo identificato come Frankenstein Meat, come carne sintetica, è un pezzo di una strategia più ampia, è un pezzo di una strategia che tende a spostare il valore, i valori dalla dimensione naturale del fare cibo ad una dimensione artificiale, nella quale in realtà la carne sintetica è un pezzo importante, ma un pezzo, perché il valore, l'afflato verso i prodotti ultraprocessati, verso le alchimie chimiche che consentono poi in realtà anche di, come dire, di costruire in laboratorio dei bollini che vengono affissi su un prodotto per dire che fa meno male o è migliore di qualcun altro, sono un tema che oggi, diciamo, non può lasciare né la scienza né l'accademia né un soggetto come Coldiretti indifferente. Ed è chiaro che questo spostamento di valore non è soltanto uno spostamento di valore come quelli che siamo abituati ad immaginare o anche a criticare da monte a valle, no, qui usciamo fuori dalle filiere, distruggiamo le filiere, è una sottrazione di valore. Prima il segretario generale parlava di transizione ecologica, qui siamo di fronte a una transizione biologica che fa paura, che mette paura, e quindi è un'idea che non soltanto ci deve fare stare attenti a temi straordinariamente importanti come la salute, la biodiversità. Qui c'è un tema anche culturale, profondo, l'idea di cosa saranno le campagne, l'idea, e mi ricollego anche a quello che diceva Mrs. Scalibata, di quello che può essere il futuro di alcune aree. Non a caso abbiamo raccontato che i soggetti più emarginati da questa storia sono gli agricoltori e i consumatori, che nelle aree più povere del mondo coincidono come soggetti, no? E in cui il tema dell'autoconsumo, della filiera corta, dell'idea del sostentamento attraverso l'agricoltura è un tema fondamentale per la ricostruzione di un tessuto sociale, economico, che possa rappresentare un futuro. Ecco, in tutto questo noi chiudiamo con una critica ai monopoli dell'high tech, e anche qui non è un caso isolato quello della carne sintetica. Noi stiamo lanciando, se posso permettermi di fare qualche anticipazione, un lavoro che guarda in maniera più ampia a quello che è il tema anche delle diete globali, che parte dal Nutri-Score e arriva al tema di Eat Lancet, cioè l'idea di destrutturare una visione millenaria del cibo, della costruzione del cibo, per sostituirla con una visione che potremmo definire ultraprocessata, cioè l'idea che il laboratorio possa sostituire la natura. E questo significa sostituire la cultura, le tradizioni, sostituire, diciamo, un consolidato che oggi ci permette di tenere in equilibrio campagna, città, relazioni, benessere, ecosistema. Credo che tutto questo oggi sia di fronte ad una, diciamo, ad un rischio di dispersione. Ecco, questo rischio di dispersione, attraverso questo lavoro, noi vogliamo aiutare a cercare di evitarlo, ed è per questo che credo che, diciamo, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, anche il gruppo di scienziati, di autorevoli colleghi che avete visto citati in questa docustoria sarà coinvolto in un lavoro che Coldiretti sta preparando e che aspira a diventare il più grosso terreno di critica non solo alla carne artificiale ma al cibo artificiale in generale. Grazie. E soprattutto pronti a difendere fino in fondo la costata alla Fiorentina, perché che venga fatta sintetica fa venire i brividi. Roberto Weber, sui numeri della carne sintetica. Sì, sì, quello che vedremo è un sostanzialmente un sondaggio d'opinione. Cosa significa? I sondaggi d'opinione sono lì per cogliere il percepito della gente, non i comportamenti veri, non quello che sta accadendo, ma quello che matura anche dietro. Percepito è molto importante, conoscerlo ci consente di capire quali strade scegliere, come muoversi e l'entità di alcuni pericoli. Se guardiamo un primo dato, questo è relativo al consumo di carne, un terzo degli italiani dicono di averlo ridotto nel recente passato. È interessante, e questo è un dato invece di cui possiamo tener conto, perché sono 5-6 anni che lo registriamo, la quota di vegani, vegetariani oscilla intorno al 5%, finora non abbiamo mai visto crescere questa dimensione. Andiamo a vedere quali sono le motivazioni, i drives di acquisto, cioè cosa guida la scelta della carne. Due fattori su tutto: la territorialità
l'informazione, la pulizia informativa, quindi informativa, quello che trovi in etichetta, quello che mi viene raccontato dall'etichetta, e quindi capite che un tema come quello del Nutri-Score, ed è questo percepito che ce lo spiega, è estremamente delicato, perché quell'etichetta comunque è un elemento insomma, che sposta, che indirizza il consumatore. E naturalmente terzo elemento di indirizzo, la produzione locale. In qualche modo, allora, se la carne è italiana, se la carne è locale, questo provoca nel consumatore un meccanismo di avvicinamento, che significa che si è creato un meccanismo di identificazione tra carne italiana come buona e soprattutto come salutare, in qualche modo. Questi sono criteri attuali di indirizzo. Andiamo a vedere cosa ne sanno di questo tema della carne sintetica, cosiddetta conoscenza. Io invito sempre a fare attenzione, nel senso che c'è sempre una sovrastima. Uno dice di sapere e poi in realtà, se andiamo a vedere, questa quota diminuisce. Comunque vedete subito, si è sentito parlare di carne artificiale, di carne in vitro, di carne coltivata e di carne pulita. Però le percentuali non vanno mai oltre un terzo sostanzialmente degli italiani. Andiamo a vedere però cosa è qui il punto nodale, direi. Cosa provocano queste parole? E così capiremo quanta parte di quell'operazione che è stata descritta prima è affidata al marketing, perché a seconda della chiave semantica che io utilizzo ho una risposta o un'altra risposta. Allora, carne pulita naturalmente ha un'accezione positiva. Scusate. Eccoci, questa era la conoscenza e questa è l'impressione che fanno queste espressioni. Ora, carne pulita ha ovviamente una connotazione positiva, così come carne coltivata. Non a caso sembra che si stiano indirizzando verso questi due termini per commercializzarla. Nel momento in cui diciamo carne in vitro e carne artificiale, la resistenza è decisamente maggiore. Quindi credo che sul marketing si giocherà, non dico tutto, ma molto, moltissimo. Ancora un salto in avanti. Attualmente che propensione al consumo c'è? Un 5%. Sostanzialmente molto limitata. Poi è una dichiarazione, vedremo quando arriverà. Ma diciamo che loro possono trovare in questo paese, proprio perché questo paese ha sviluppato chiavi identitarie sul cibo molto molto forti, delle resistenze che magari in altri paesi europei non trova. Qui sono piuttosto marcate. Vediamo anche una cosa però che è divertente. Allora, semplicissimo, banale, perché le cose semplici poi sono anche molto banali. Per che ragione quelli che hanno detto che assaggerebbero la carne coltivata, per che ragione la prenderebbe? Sostanzialmente il tema è l'ambiente. In questo modo io aiuto l'ambiente. Quindi quello che avete suggerito, che è stato suggerito nel filmato, trova già conferma. E dall'altra parte, invece, cioè tra quelli che dicono non la prenderei, non l'assaggerei, l'innaturalità. E l'innaturalità è quello che più allontana il potenziale consumatore. Quindi una partita, io credo, per la carne sintetica che sarà difficile in particolare qui, però è una partita che si giocherà tutta, come sempre, sulla finzione. Beh, mi ricorda una canzone di Luigi Tenco che pochissimi conoscono, essendo io un ammiratore di Luigi Tenco, me la ricordo bene, è una canzone avveniristica, perché a un certo punto il filo conduttore di questa canzone era l'acqua blu e grandi gruppi multinazionali che a un certo punto decidevano di lanciare l'acqua blu.
L'acqua blu in realtà non esisteva, ma alla fine era un grande successo di marketing, no? Qui è interessante questo, secondo me, questa canzone andrebbe ripescata dagli archivi. Il prossimo intervento in programma è quello di Alberto Villani, direttore del Dipartimento Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell'Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù. Ecco, lui ci parlerà intorno a un aspetto che è quello delle proteine, e quindi l'infanzia, le proteine, la carne sintetica e la carne invece che siamo abituati a consumare sulle nostre tavole. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Enzo Gismundo e porgo i saluti della presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoch. Perché un pediatra? Perché nessuno più di un pediatra può essere interessato alla nutrizione, che è una scienza di cui diciamo siamo orgogliosi di essere portavoce e soprattutto per dare degli indirizzi, perché il benessere, quindi molto più che la salute, il benessere è fortemente condizionato da questo. Sono un pediatra preoccupato, ma anche ottimista e orgoglioso. Brevissimamente alcuni punti. Il primo punto riguarda una scienza che non tutti conoscono, che si chiama epigenetica. Questa scienza in realtà è riuscita a mettere insieme in maniera veramente molto solida due aspetti, la genetica e l'ambiente. Quindi mentre fino a qualche anno fa, stesso quando io ho studiato, sembrava che tutto fosse scritto e scolpito nei nostri geni e molti aspetti fossero immodificabili, l'epigenetica ha dimostrato che invece non è così. Ci sono tutta una serie di situazioni, e la nutrizione in tal senso è forse la più importante, che consente di modificare anche gli aspetti negativi con un meccanismo interruttore sui geni. Sì, no, la possibilità di avere degli effetti negativi che durano nel tempo purtroppo, ma anche di avere degli effetti virtuosi che durano nel tempo. Beh, questo è stato sorprendente. Inizialmente gli studi furono fatti da uno studioso che aveva origini dell'ex Repubbliche Sovietiche, trasferitosi negli Stati Uniti, Theodosius Dobzhansky, che dimostrò come gemelli monocoriali, ossia che avevano tutte le caratteristiche comuni, cresciuti in ambienti diversi, avevano uno stato di salute completamente diverso, ma pensate addirittura a un QI diverso. E ciò che si riesce a trasmettere con la nutrizione, con l'alimentazione, ormai è dimostrato che va avanti per 4 generazioni, ossia io sono l'espressione di quello che hanno fatto i miei trisnonni, e quello che caratterizza i miei comportamenti sarà trasmesso nelle prossime generazioni. Non mi dilungo sull'epigenetica perché il tempo è veramente stretto, ma sull'epigenetica sicuramente ha avuto un influsso meraviglioso la dieta mediterranea. Non è un caso che gli italiani e i giapponesi, che sostanzialmente hanno una dieta molto simile, fatta e ricca di tutta una serie di nutrienti, altro aspetto importante, la varietà, sono quelli più longevi. Non sono certo più longevi per esempio le popolazioni vegane, hanno un'età media che supera di poco i 40 anni, l'Italia e il Giappone hanno un'età media che supera gli 80. In Italia purtroppo l'attesa di vita si è leggermente accorciata da quando una minor parte della popolazione adotta la dieta mediterranea. E anche su questo noi dovremmo fare una riflessione. Dieta mediterranea che prevede un apporto di carne, che non può essere certo la carne sintetica. Avete visto quante situazioni di dubbio e di scoraggiamento c'è stato perché c'è il vaccino a mRNA, che molte persone neanche sanno cosa significa. M sta per messaggero, ossia un qualcosa che porta e va via subito. Quindi non è un qualcosa che resta nel patrimonio genetico, e non ci si interroga invece su tutto ciò che può essere rappresentato da un qualcosa che viene fatto in laboratorio, artificialmente. Beh, su questo forse una riflessione attenta dovrebbe essere fatta da tutti, senza pregiudizi per carità, ma certamente è facile intuire che squadra che vince non si cambia. Se noi sappiamo per certo che la dieta mediterranea è ciò che consente, ripeto, non la salute, molto di più, il benessere, che è fatto di tante cose, tra cui la salute ovviamente ha un rilievo non da poco. Il tempo scorre rapidamente, quindi non posso non dire due parole sui semafori, sugli scorro, che vanno presi, penso, con le pinze con cui vanno prese. Noi crediamo forse più a un medagliere, un qualcosa che premi ciò che è qualità, ciò che ha tracciabilità.
e quindi alcuni alimenti della nostra tradizione culturale che vengono molto messo in discussione dai semafori, cito tra tutti l'olio extravergine d'oliva, alcuni vanti della nostra tradizione culturale quale il parmigiano reggiano, il grana, in termini di medaglia meriterebbero forse non la medaglia d'oro ma quella di platino, sia in senso nutrizionale che per la storia che hanno e per quello che hanno fatto. Rischiano in un sistema che non tenga conto di quelli che sono una serie di valori complessivi che non possono essere attribuiti a una etichetta o a un marchio, ma che devono far parte di una cultura, di una tradizione, ma soprattutto di un'efficacia dimostrata in centinaia di anni. Allora noi crediamo molto più nel medagliere che attesti la qualità e su questo credo che ci si debba assolutamente battere. Ma quello che è importante, e questo lo sottolineo proprio da pediatra, è l'educazione sanitaria, l'educazione alimentare. Cito sempre l'esempio di quello che è accaduto con la differenziata, quando si sono fatte delle campagne straordinarie, quando si è cercato di far di tutto per far sì che si raggiungesse questo obiettivo, tutto è fallito finché non si è deciso di fare questo tipo di educazione all'interno degli asili, delle scuole elementari. Sono stati i nostri bambini a insegnare a genitori e nonni dove andavano riposti i rifiuti. L'educazione alimentare è fondamentale, ci deve essere assolutamente un rapporto privilegiato con la scuola, perché fare una refezione didattica, cosa significa? Dare la possibilità ai bambini non di mangiare del cibo che è stato preconfezionato, che sta in dei contenitori oltretutto di plastica, ma far sì che imparino a scegliere gli alimenti, l'importanza dell'olio extravergine di oliva, ritornando, l'importanza della carne. Si citava prima il discorso triste e tristemente conosciuto da noi pediatri di chi fa delle diete vegane dalla nascita. Noi abbiamo avuto dei casi drammatici di regressione di quelle che erano state le acquisizioni neurocomportamentali con dei danni irreversibili. Allora, su questo bisogna riflettere, bisogna avere cultura sufficiente per capire che la carne è un elemento nutrizionale fondamentale che chiaramente deve essere assunto nelle quantità adeguate, ma la dieta mediterranea ci ha insegnato negli anni quanta carne bisogna mangiare, nonché le tradizioni religiose. Sapete tutti che per esempio il venerdì culturalmente nel nostro paese, soprattutto decenni fa, non si mangiava carne, c'è il venerdì santo, ci sono tutte occasioni in cui si privilegia il pesce non a caso e nella nostra tradizione alimentare, come in quella del Giappone, il pesce è ben rappresentato. Quindi credo che anche da un punto meramente culturale e scientifico abbiamo tutti i presupposti per difendere, ed ecco vengo qui all'ottimismo, ma soprattutto all'orgoglio di essere italiani, tutto ciò che ha dato valore alla nostra cultura. E noi dobbiamo essere d'esempio, come lo siamo stati per esempio per la pandemia. Noi adesso veniamo riconosciuti come esempio anche da nazioni quali la Germania, ricordo a tutti 60.000 casi in Germania, 60.000 casi. Credo che l'Italia rappresenti un modello e dobbiamo essere orgogliosi di mostrarlo agli altri e di avvalerci di quelli che sono dei valori che, ripeto, sono dei valori riconosciuti, indiscutibili e che dobbiamo solamente avere la forza di rappresentare con vigore, perché come è stato ricordato ne va della salute dei bambini. E qui chiudo ricordando appunto che sono pediatra e nessuno più di noi pediatri sa quanto è importante la nutrizione, che non può essere delegata ad altri, ma deve essere delegata a chi ha le competenze per far sì che i bambini si alimentino in maniera corretta. Maniera corretta significa dieta mediterranea, ancora una volta, perché è riconosciuta come una dieta che consente un eccellente accrescimento e, se fatta come è sempre stata fatta, ossia come veniva fatta fino a qualche anno fa, l'Italia non aveva il record dei bambini obesi. Il record dei bambini obesi è subentrato, come negli Stati Uniti è stato giustamente osservato, quando c'è stato un cambiamento nella tradizione alimentare. Se si rispettasse quella che è la nostra tradizione alimentare avremmo molta meno obesità. Non mi dilungo perché è rigoroso essere nei tempi, ma vi ringrazio ancora una volta per dare voce a un qualcosa che ha una rilevanza importante per tutti, ma la ha soprattutto per il futuro dei nostri bambini, ricordando a tutti che il nostro paese è un paese in cui
cui nascono sempre meno bambini, quest'anno ne nasceranno meno di 400.000, si fanno tante progettualità per il futuro, ma se non si fa una progettualità per favorire le nascite, penso che questo rappresenti un limite, un boomerang pazzesco. Quindi grazie molte e spero in una partnership che sia quanto più virtuosa possibile, perché queste battaglie da soli non si vincono. Grazie molte. Pronti a raccogliere l'invito di difendere con vigore il diritto ad una corretta alimentazione di bambini, ma anche, diciamoci la verità, contro la demonizzazione, oltre che della crostata fiorentina, anche del parmigiano reggiano, del grana padano, non toccatemeli perché sennò divento una furia umana. Detto questo, e sperando anche di avere un futuro in cui andare a tavola rappresenta anche un momento di soddisfazione e di qualità della vita, l'intervento prossimo è quello di Marino Gnola. Marino Gnola è professore di antropologia culturale all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Per fortuna sono stato preceduto dall'intervento del collega medico, che è quello che diceva era musica per le mie orecchie, soprattutto sulla dieta mediterranea. Io dirigo un centro insieme a Elisabetta Moro, un centro di studi sociali sulla dieta mediterranea, e dirigo anche il primo museo virtuale al mondo della dieta mediterranea, che è a tutti gli effetti il regime del futuro, come del resto indicano anche le grandi organizzazioni, le agenzie internazionali, quelle che governano mente e corpo del pianeta. Ma mentre prima parlava in apertura il presidente Gesmundo, mi veniva in mente una frase, la famosa frase «siamo quello che mangiamo», l'ha detta Feuerbach, il grande filosofo, il quale poi passò tutta la vita a rimuginare e a recriminare per il fatto di venire ricordato solo per quella frase. In realtà quella frase di Feuerbach è vera a metà. Noi siamo quello che mangiamo, ma soprattutto mangiamo quello che siamo, perché il nostro rapporto con il cibo è determinato dalla nostra cultura, dal nostro sistema di valori, di abitudini, di credenze. E ripeto, quando intendo valori non parlo solo di valori nutrizionali, ma di valori sociali, antropologici. Del resto è questo che ha fatto del Made in Italy un mito planetario, il fatto che non sia solo un sistema economico di produzione, ma che dietro questo sistema di produzione ci sia il mormorio delle lunghe durate della storia. E da questo punto di vista sarebbe assurdo buttare a mare tutto questo, barattare tutto questo in cambio di un'idea della dieta che si fonda su cibi come il Frankenstein Meat. Perché intanto, a pensarci, questo è un assurdo non solo dietetico, a mio avviso, ma anche un assurdo storico e perfino un assurdo retorico. L'idea di una parte senza il tutto ha qualcosa di mostruoso, no? Che fa gemere proprio le sartie delle nostre sicurezze, delle nostre certezze. E oltretutto pensate semplicemente a quello che significa tutto questo per un paese come l'Italia, che sul cibo ha costruito in parte anche il suo soft power, la sua reputazione, la sua idea del mondo, la sua difesa delle filiere corte, dell'economia di scala e soprattutto quel paesaggio agrario ed alimentare così variegato che non ha confronti. Se voi pensate, per esempio, la bistecca e le patate fritte fanno una la Francia dalla Provenza fino a Lille, al Pas de Calais, il carré con i crauti unifica la Germania dalla Baviera fino a Kiel, mentre neanche la pasta riesce a fare gli italiani, perché questa categoria apparentemente unitaria, guardata da vicino, si polverizza in una miriade di specificità regionali, di piccole patrie alimentari. Ora, queste patrie alimentari sono la vera ricchezza dell'Italia, soprattutto in un momento come questo, in cui il mondo globale domanda fortemente a sete di segni ad alta definizione, e niente ad alta definizione come il cibo italiano. Perché ogni specialità ha un marchio fortissimo, sa di storia, sa di località, tutto questo si avverte dietro le nostre specialità. Ecco perché
non si può barattare tutto questo per appunto in cambio di cibi che non sono cibi, di cibi non cibi, o ancora peggio a mio avviso delle cosiddette diete universali, le Nutri-Score, le Health Planetary Diet, il sistema dei semafori. Voi pensate a un sistema che per esempio demonizza l'olio d'oliva ma non la Coca Zero, perché fa un calcolo meramente quantitativo e non qualitativo del cibo, calcola solo in base alle calorie o ai grassi, ma non ad altro. E tutto questo rischia di penalizzare filiere produttive gloriose, appunto come quelle che sono state citate fino ad ora, quella del parmigiano, ma pensate al culatello, pensate alla mozzarella di bufala, che anche quella cadrebbe, che in questo momento in Francia ha un export che supera i formaggi locali, perfino i formaggi francesi, ed in un paese come la Francia. Ricorderete che il generale de Gaulle alla fine degli anni 50 diceva con una punta di orgoglio nazionalista che era impossibile governare un paese che aveva più di 300 varietà di formaggi. Intanto l'Italia ne ha di più, forse per questo è difficilmente governabile, non lo so. Però voglio dire, tutto questo è da difendere con le unghie e con i denti. E fra l'altro la cosiddetta scientificità di quelle diete, di cui adesso tanto si parla, di queste diete planetarie, è discussa e discutibile. Intanto perché nel 2016 ci fu una ricerca di Harvard, e poi vado verso le conclusioni, fatta proprio sugli studenti che frequentano la caffetteria del college. Fu messa l'etichetta a semaforo su tutti i cibi. Gli studenti intervistati alla fine della ricerca dissero che il sistema poteva essere buono, ma nessuno di loro aveva cambiato minimamente le sue abitudini alimentari, continuavano a mangiare quello che gli piaceva. Intanto non può esistere un sistema che funzioni e che funzioni solo sul divieto. Un sistema non può essere solo dissuasivo, deve essere anche persuasivo. Anche perché altrimenti deresponsabilizza totalmente le nostre scelte, e anche questo è importante. Quindi da questo punto di vista io tutte queste cose le terrei conto, e soprattutto terrei conto della specificità straordinaria del nostro paese. Noi siamo un paese dove esiste un intreccio strettissimo fra i capolavori, i beni culturali, biblioteche, musei, pinacoteche e quelle che io chiamo le cattedrali del gusto. Questo è un paese dove Raffaello fa rima con culatello, Amarone con Giorgione e Lorenzetti con spaghetti. Grazie. Beh, intanto complimenti perché l'ha chiuso tutto l'intervento, ma in particolare la chiusura molto divertente, certamente merita un premio per la miglior battuta di questa mattinata. Presidente Prandini, vogliamo cercare di tirare un po' un filo degli interventi che sono stati fatti? Ma sicuramente. Partiamo da un presupposto, anzi permettimi prima, Fabio, di giustificare l'assenza del Ministro Speranza impegnato nel Consiglio dei Ministri, ma che mi ha appena comunicato che appena terminato il Consiglio dei Ministri correrà immediatamente al nostro forum per portare il suo contributo, che è di fondamentale importanza rispetto al ministero che lui ricopre, perché noi oggi parliamo di salute dei cittadini e mai come in questo momento noi dobbiamo mettere in termini di attenzione quello che è il benessere della collettività rispetto alle forti strumentalizzazioni che qualcuno cerca di creare per meri interessi di carattere economico. E allora proviamo a fare un passo indietro. Allora iniziamo a vedere cosa è successo in questi ultimi anni. Il primo punto, l'impoverimento della reddituralità delle imprese agricole. Non è stato casuale, è stato un qualcosa di pianificato per creare un elemento di debolezza e per cercare di creare le condizioni per le quali, rispetto anche alle nuove sfide, la fragilità economica delle stesse imprese non sia in grado di aprirsi a quello che ci dovrà riguardare. Ma noi creeremo le condizioni
anche grazie all'utilizzo delle risorse del recovery, di un piano strategico che la Coldiretti presenterà alle nostre istituzioni, perché partendo dalle aziende agricole noi sapremo cogliere tutte le sfide del futuro. Poi c'è stato un secondo tentativo, che è stato quello del Nutri-Score. Se noi andiamo a vedere quando parte il Nutri-Score, noi ci accorgiamo che nello stesso momento si iniziava a pianificare il tema legato ai cibi sintetici. La demonizzazione, la generalizzazione, il togliere l'identità del cibo crea un meccanismo di omologazione produttiva che è l'apertura di una nuova frontiera che è quella del cibo sintetico. Io aggiungo, perché noi oggi abbiamo fatto un focus sul tema della carne, ma non commettiamo l'errore di pensare che si fermi alla carne. È già in fase di sperimentazione tutto ciò che riguarda le carni bianche, tutto ciò che riguarda i formaggi, tutto ciò che riguarderà l'ortofrutta, perché la strumentalizzazione che verrà utilizzata è il tema della sostenibilità. Prima parliamo degli allevamenti, poi parliamo del settore ortofrutticolo per quanto riguarda l'utilizzo di pesticidi, poi parleremo del settore vitivinicolo per quanto riguarda il tasso alcolico. Allora, di fronte a tutto questo, noi dobbiamo porre una regia di strategia che ci possa anche mettere in termini di interessi comuni nel rispondere anche a quelli che sono stati gli investimenti che questi soggetti hanno fatto negli anni, nel creare una controinformazione che deve essere puntuale e deve essere globale per dare certezza e verità ai consumatori e ai cittadini. Che cosa vogliamo esaltare? Guardiamo l'anno della pandemia, guardiamo quello che abbiamo riscoperto nell'anno della pandemia. L'Italia è un patrimonio assoluto di biodiversità. L'Italia ha un patrimonio assoluto di cibi che sono caratterizzati dalla loro storia, dalla loro cultura, dalle loro tradizioni, dai loro territori. Abbiamo più di 5.333 cibi, uno diverso dall'altro, che sono la radice e la storia dell'agroalimentare italiano. Pensate che solo nel 2020, cioè scusate, solo negli anni 2000, eravamo riusciti ad avere evidenza per non più di 2.166 cibi. Oggi parliamo di più del doppio e ancora potremo rappresentare nel prossimo futuro. Abbiamo parlato nell'intervento iniziale della rete di Farmers Market, di ciò che Coldiretti ha saputo intuire in termini di politica legata al chilometro zero, ma a Campagna Amica, che non era solo un processo, come ci ha raccontato il segretario generale, che oggi ci porta a essere una delle prime catene distributive in termini di interesse e valore economico prodotto nel paese, ma una piattaforma di cultura e una piattaforma di radici che ci devono appartenere, perché sono la nostra storia e saranno il nostro futuro. E ancora, per quanto riguarda una forma non di chiusura dei mercati, questo non ci appartiene, non è la nostra storia, ma di una globalizzazione spinta, che ci raccontava che grazie a questa noi avremmo portato benessere e ricchezza nei paesi poveri. È avvenuto esattamente l'opposto. Abbiamo concentrato ricchezza nelle mani di pochissime persone. E la carne sintetica, il cibo sintetico, non è che un ulteriore acceleratore per tutto quello che abbiamo potuto vedere e toccare con mano nel video che ci ha raccontato quella che è la verità. Come dicevamo, siamo all'inizio di un percorso. Abbiamo bisogno più che mai di ragionare in termini di strategia rispetto alla molteplicità di soggetti che ne possono essere interessati. Non è il momento delle divisioni. È il momento di fare squadra, non in un interesse settoriale, ma in un interesse che ci deve porre al centro dell'attenzione il consumatore e il cittadino. Questa è la storia della Coldiretti, questo è l'impegno che noi vogliamo mettere in campo e questa è la sfida che noi lanciamo a tutto il sistema produttivo nel giocare insieme a questa partita per dare certezza alle future generazioni. Grazie Presidente, io proporrei un secondo giro di interventi e mi pare che qui si ponga
un problema, che è quello della difesa di questi interessi, di queste posizioni che sono state ben illustrate nel corso di questa mattinata, anche in sede europea. Ecco, Adinolfi, che scenari ci sono? Il Nutri-Score, che è stato più volte richiamato, mi pare che abbia qualche battuta d'arresto, ma a che punto siamo? Beh, siamo a un punto in cui la battaglia è viva, nel senso che il confronto politico si sta consumando in maniera molto vivace e ovviamente diciamo, la tendenza, o meglio, il fatto che molti grandi distributori abbiano già adottato questo sistema, oggi resta un fatto che c'è e che è lì. Il tema è proprio questo, il tema è che la partita si sta giocando, molto spesso si gioca sulle alternative, ma sono alternative che hanno le stesse funzioni, hanno la stessa logica, diciamo, e giocano sullo stesso terreno del Nutri-Score. Mentre invece, come dire, la battaglia va fatta sul tema del medagliere, sul tema della qualità. È chiaro che questa battaglia ha già dato alcuni frutti, quella del medagliere e quella della qualità, perché all'interno anche della stessa visione di Nutri-Score si aprono scenari ed eccezioni che tengono conto di questo tipo di istanze. È chiaro però che credo che la battaglia possa essere ancora lunga, perché è una battaglia che sembrava finita, una battaglia che invece si riapre, e quindi è chiaro che, come dire, portare sul terreno di questa battaglia il tema del valore, della qualità, il tema culturale che molto spesso è, diciamo, sottratto purtroppo a questa battaglia, che è un tema ampio, un tema che, voglio dire, riguarda non soltanto la salute e il, diciamo, l'accezione più complessa di benessere, ma riguarda tantissime cose, cioè l'idea di non trovare più un prodotto tipico in una di quelle capitali del cibo e di perdere un'abitudine, un nesso culturale col territorio, è qualcosa che va sventato. Io credo che questa battaglia debbano partecipare con più, diciamo, con un afflato maggiore anche gli altri paesi che fanno parte di questa cultura mediterranea e che come noi hanno da portare tanta ricchezza a questa battaglia. Quindi credo che da questo punto di vista non ci sia nulla di chiuso, nulla di definitivo, però è chiaro che, come direbbe il segretario generale, è il tempo di affilare ancora di più le armi. Ecco. Roberto Weber, riusciamo a farci sentire adeguatamente a Bruxelles oppure no? Se riusciamo a farci sentire? Sì. Ma io credo di sì, io credo che però di sotto ci sia probabilmente un guaio. Io tendo di solito a, come dire, a tracciare un profilo degli italiani che a me sembra, per molti aspetti, per molti versi, è assai migliore di come sono raccontati. Ecco, questo profilo. Allora, io ho la sensazione che dal punto di vista del cibo, non so, che credo il professore ha parlato delle patrie del cibo, ecco, l'Italia abbia un'articolazione così marcata, così distintiva, così in qualche modo compenetrante, sì, con le vite delle varie cittadinanze, dei vari territori, che ovviamente in Europa sta roba la capiscono con difficoltà. Io credo che Paolo De Castro, a calare tutta una serie di posizioni che possono essere nostre nei giusti consessi, possa fare difficoltà, perché credo, ho la sensazione, perlomeno per quel poco che sono vissuto, non so, in Gran Bretagna, per esempio, che il livello di desertificazione è molto spinto, così come è spinto in Germania. Noi in fondo non solo non abbiamo subito solo in parte questa desertificazione, ma negli ultimi anni, con questa vicenda io trovo fondamentale, di Campagna Amica, e non solo, siamo andati al recupero di una serie di valori che sembravano cancellati dall'industrialismo e dal post-industrialismo. Invece, e in questo l'Italia sorprende sempre, invece l'Italia è riuscita a fare questo. Poi, che a livello di gruppi dirigenti questa sensibilità sia diffusa anche da noi, questo non lo so. È evidente che c'è un problema è quello a cui ha fatto cenno il Presidente Prandini. I grandi accumuli, no, di ricchezza, le concentrazioni di potere non sempre
favoriscono poi processi che sono di accrescimento della democrazia, la democrazia economica e anche quella del gusto e del mangiare. Alberto Villani, ma una campagna nelle scuole per sensibilizzare intorno a questi argomenti anche gli adolescenti è immaginabile? Come tutti gli altri cerchiamo di fare il nostro meglio perché questa si realizzi, però diciamo questo richiede sensibilità da parte delle istituzioni e della politica. Investire di più sui bambini, sulla loro formazione, sull'educazione sanitaria e civica è sicuramente la chiave di volta, ricordando che poi gli orientamenti anche nei bambini, e ribadisco che è molto più importante aver cura di questo aspetto perché sono quelli che saranno gli adulti di domani, ha delle implicazioni enormi, quindi è chiaro che più c'è offerta e l'offerta condiziona i consumi, quindi se non è un'offerta sana e ci si illude che delle arance che vengano da un'altra parte del mondo possano avere ancora un valore nutrizionale, e questo rappresenta un grosso problema. E l'altro aspetto è che la nutrizione è qualcosa di molto complesso, è già stato sottolineato, cioè la ritualità del pasto. Allora o iniziamo a riconsiderare anche questi aspetti che sono fondamentali, e quindi anche in quelle che vengono chiamate le mense scolastiche, se il pasto viene offerto in un certo modo e seguendo determinati criteri, questo è diseducativo anche per dopo. Brevissimamente ricordo che la nutrizione è un aspetto così importante che molta della spesa sanitaria che abbiamo in Italia nella popolazione adulta avanzata o anziana è dovuta a una alimentazione scorretta. Moltissime patologie derivano da questo, quindi investire poco, perché ciò che viene investito nei primissimi anni della vita, uno rende 10. Quindi invece di preoccuparsi di curare quello che avviene dopo, basterebbe far sì che le persone si alimentino in maniera corretta nel rispetto di quella che è la tradizione della dieta mediterranea. Vedo Gnola molto d'accordo su questi concetti. Si sente? Sì, assolutamente d'accordo, e aggiungerei a queste considerazioni sacrosante che riguardano la cosiddetta educazione alimentare anche qualcosa di più ampio. Forse in questo momento occorre una sinergia fra le scienze dure e le humanities, proprio per riaffermare il senso complessivo di una cultura del cibo. Cultura del cibo significa capire quanto il cibo è strutturante e costitutivo della nostra storia, dei nostri valori, della nostra religione. Basta insegnare alle persone, ricordare, per esempio insegnarlo nelle scuole, è fondamentale che la maggior parte della nostra dieta quotidiana ha un'origine religiosa. Viene per esempio dalla disciplina dei digiuni e delle astinenze del Concilio di Trento, che noi siamo grandi consumatori e ci piace tantissimo il baccalà, che è un cibo meraviglioso, proprio perché il Concilio di Trento lo diffonde, e così via. Tutto quello che noi facciamo, che il nostro paesaggio agrario è costituito da fenomeni anche come l'allevamento, come la transumanza, se noi facciamo un'operazione di questo genere, rinnoviamo anche la nostra trasmissione della cultura, la rendiamo meno ingessata, meno crociana, se mi consentite questo termine, e l'apriamo al mondo. Grazie, qui lasciatemi spezzare una lancia a favore di Radio 24, l'altra testata di cui sono direttore, perché su questi temi, quella dell'educazione alimentare, stiamo credo facendo molto, abbiamo anche un programma di successo che è La bufala in tavola, che serve proprio ad accendere i riflettori su questi aspetti, e credo che sia davvero questo, cioè quello della promozione di certi valori, un passaggio decisivo. Bene. Lo stavamo aspettando, è arrivato Carlo Petrini, presidente di Slow Food, fondatore dell'Università di Scienze Gastronomiche. Slow Food è stato uno straordinario caso di successo, a lui il compito di chiudere questo nostro appuntamento della mattinata. Grazie e a lei la parola. La stavamo aspettando con ansia. Beh, chiedo scusa per il ritardo, perché proprio mezz'ora fa abbiamo, con il ministro degli esteri Di Maio, abbiamo presentato
la settimana della cucina italiana nel mondo, che partirà dal prossimo lunedì e si svilupperà, pensate voi, in 120 ambasciate, istituti italiani di cultura, ICE, in tutto il mondo. Ed è un elemento molto importante in questo momento, dove l'italianità viene usata per fare affari, ma manca la capacità nostra di difenderla compiutamente. Parto da questo per dirvi che l'elemento che ho sviluppato è questo. Da questa sera sarà disponibile in tutta la rete di ambasciate, consolati di tutta Italia, un corso online di storia della cucina italiana. Noi non difenderemo l'uso che si fa della nostra immagine solo a parole, siamo i più bravi, siamo i più... No. Bisogna avere delle basi storiche, bisogna conoscere. E quello che io ho sostenuto in quel contesto e che qui voglio riaffermare è questo. L'elemento distintivo che rende la nostra cucina italiana nel mondo estremamente interessante e, come dire, un elemento quasi un biglietto da visita del Made in Italy è determinato da due elementi. Il primo è la congiunzione di due realtà importanti. Uno, la straordinaria e immensa rete di realtà contadine che in ogni angolo del nostro paese, grazie alla sapienzialità di milioni di donne, hanno realizzato questo patrimonio cucinario. Voi sapete che oggi sul palcoscenico ci sono solo chef, maschi, tutti maschi. La realtà potente della nostra cucina è determinata dal lavoro di milioni di donne che in ogni angolo del paese hanno prodotto dei piatti che sono pietre miliari, molte volte senza riceverne anche grazie. Questa realtà si è confrontata subito con le classi colte, al punto che già a partire dal Rinascimento, nelle corti rinascimentali, questo savoir-faire che veniva dal basso veniva poi diffuso in ogni angolo. E 1470 il Platina, che era un umanista al servizio di Papa Sisto V, con il suo libro De Onesta Voluttate, il piacere onesto, diffonde i ricettari di Maestro Martino da Como in latino. Quindi in quel periodo, sto parlando del 1470, tutta Europa viene a conoscenza delle ricette dei nostri territori realizzate dalla civiltà contadina in ogni angolo d'Europa. Se noi non abbiamo coscienza di questo e continuiamo a dire che siamo i più bravi, siamo i più belli, storicamente noi non abbiamo le carte per parlare al mondo. Bisogna parlare con questo elemento. Il secondo elemento è che questo nostro prestigio lo dobbiamo anche a quella moltitudine di migranti che in ogni angolo del mondo ha portato la nostra identità gastronomica alimentare, in massima parte contadini. Pensate, dal 1876 al 1940 27 milioni di italiani sono andati all'estero, che è l'equivalente di tutti gli abitanti italiani al tempo dell'Unità d'Italia. 1861 gli italiani erano 27 milioni. Nei 70 anni successivi 27 milioni sono andati all'estero e noi dobbiamo a questa moltitudine il fatto che portando questa sapienzialità e realizzando dei meticciati con i paesi che li ospitavano hanno reso il nostro appeal credibile. Senza questo elemento storico, senza questa rivendicazione
che deve fare il mondo contadino, che deve fare il mondo contadino. Noi non abbiamo storia, non c'è storia, ce lo diceva già Pasolini. Il giorno in cui il nostro paese perderà contadini e artigiani non avrà più storia. Ragion per cui anche l'argomento che qui oggi trattate sul futuro dell'alimentazione deve partire da un concetto molto importante e distinguere certi esperimenti tecnologici dal cibo. Sono due cose diverse, profondamente diverse. Nel cibo c'è la storia, nel cibo c'è l'identità, nel cibo c'è il paesaggio, nel cibo c'è il clima, c'è tutto quel concorso di cose che rende la nostra cultura alimentare una cultura che noi dobbiamo guardare con orgoglio. Ragion per cui in questo momento particolare, che è l'apertura di un nuovo momento storico, molti pensano transizione ecologica, come dire, una serie di buoni comportamenti. No. Transizione ecologica è un nuovo momento storico che durerà decine di anni, forse qualche secolo, in cui l'umanità è chiamata a ridiscutere profondamente certi paradigmi e quindi rendere fattivo e utile il cambio del modo di produrre, del modo di distribuire, del modo di coltivare, del modo di allevare. Questa è la fase storica che si apre. Questa fase deve avere, come dire, un coinvolgimento massivo di persone. Non può essere, come dire, governata dalla tecnocrazia. La tecnocrazia non risolve un cambio epocale. E guardate che se noi oggi dobbiamo riflettere sui fallimenti sia della COP26, sto parlando fallimenti dal punto di vista dei governi del mondo, sia della COP26 che di quell'iniziativa sull'alimentazione che ha avuto una prima partenza qui in Italia, poi si è conclusa alle Nazioni Unite, due appuntamenti che la governance internazionale non è stata in grado di incidere. Uno degli elementi è questo. Si pensa che le tecnologie siano risolutive di tutto. No, qui si tratta di una grande operazione di coinvolgimento delle persone, di nuovo protagonismo. Perché se dobbiamo cambiare molte cose della nostra vita quotidiana, o lo facciamo con le giuste alleanze, con i giusti coinvolgimenti, o altrimenti perderemo. E uno dei primi elementi è che per quello che riguarda la cultura alimentare, il rispetto del cibo parte da un concetto molto, che noi dobbiamo affermare con molta determinatezza. I cittadini, nel cercare nuovi paradigmi in campo alimentare, non possono non considerare il fatto che ci vuole rispetto e gratitudine per i produttori. Senza questa filosofia non esiste nessuna transizione ecologica. Se noi non capiamo che i produttori, quelli che garantiscono l'elemento vitale per la nostra vita, debbono essere rispettati, pagati giustamente, noi non realizzeremo questo passaggio. E al contempo i produttori devono avere a cuore il benessere dei cittadini. E quindi, lo dico, vengo a recitare una parte difficile qui, però ve lo dico, lasciar da parte l'elemento strettamente sindacale, rivendicazionista, per prendere in mano la bandiera dell'orgoglio di essere
a tutti gli effetti collaboratori. Cittadini e produttori non possono essere due entità distinte. E nello stesso tempo va riaffermato con forza un elemento al quale io ci tengo molto in particolare. Questa separatezza tra tradizione e innovazione. Per cui da un lato ci sono i tradizionalisti, in genere conservatori, in genere che guardano al feticcio del passato, e dall'altro ci sono gli innovatori, quelli che sono proiettati verso il futuro, sono più progressisti. Questa divisione non ha nessun senso, nessun senso. L'innovazione, la vera innovazione, è una tradizione che si rinnova. E la tradizione, se vuol continuare a vivere, deve avere degli elementi innovativi. La dialettica tra tradizione e innovazione è la forza di questa fase storica. Non possiamo noi sposare solo una parte, noi dobbiamo essere coscienti che per favorire questa transizione, questo cambiamento profondo, c'è una politica di alleanze, ma c'è anche una politica di pensiero. Di pensiero. L'innovazione che non guarda alla sapienzialità dei nostri contadini, delle nostre realtà, è un'innovazione che non ha fondamenti. E nello stesso tempo chi si chiude nel feticcio nostalgico delle belle cose è fuori dal mondo ed è destinato a distruggere la tradizione. Questa dialettica tradizione e innovazione è all'ordine del giorno, così come all'ordine del giorno c'è il superamento del ragionamento qui siamo produttori, qui siamo consumatori. Uno degli elementi sui quali tutti dobbiamo riflettere è che noi dobbiamo uscire da questo consumismo compulsivo anche in campo alimentare, per raggiungere una qualità della vita e dei consumi che siano più giusti. E allora ecco che rispetto al feticcio di tirar fuori qualcosa di simile all'hamburger, che poi non è hamburger perché non è carne, va bene, noi dobbiamo pensare a un nuovo modo di allevare, dobbiamo pensare a un modo di alimentarci che è corretto, al rispetto di piccole realtà, di allevamenti che favoriscono i pascoli e che valorizzano la diversità delle razze animali che noi abbiamo. Non dobbiamo consegnarci mani e piedi a un elemento tecnologico di tipo industriale quando la nostra tradizione ha i piedi per terra nella sapienzialità di un mondo contadino che ci ha plasmati anche nel modo di mangiare. Non possiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca. È giunta l'ora che queste riflessioni diventino politica, perché senza la politica sensibile a queste tematiche noi siamo destinati a perdere la scommessa. È per questo che io sono arrivato in ritardo e mi scuso, e voglio dire subito una cosa. Per quello che riguarda Slow Food, tutti questi simulacri di carne che usano anche terminologie, come dire, accattivanti, debbono essere rifiutate per rispetto del nostro patrimonio, per rispetto della nostra storia, della nostra storia. Questo non vuol dire non essere attenti alle nuove tecnologie, ma le nuove tecnologie devono essere condivise dalle persone, non imposte. E meno che meno le nuove tecnologie non possono essere a usufrutto per guadagnare i soliti pochi che già imperversano in altri campi. Noi dobbiamo pensare alla moltitudine di piccole realtà contadine che in ogni parte del mondo, non solo della nostra Italia, tengono piede fermo rispetto alla sostenibilità, rispetto alla tradizione, rispetto anche a un concetto innovativo. Perché questa è eguaglianza, questo è un discorso di egualitarismo. Se invece continuiamo a privilegiare una industrializzazione dell'agricoltura, noi siamo destinati a perdere quello che è il patrimonio distintivo del paese. Il paese non può perdere le proprie radici.
Beh, devo dire che in un mondo che è caratterizzato dal tramonto delle leadership, Carlo Petrini, nel discorso che abbiamo appena sentito, rappresenta la dimostrazione che qualche leadership resta, e di questo bisogna dargliene atto. Oddio, lunga vita Carlo Petrini, perché di leadership non è che ce ne siano tante in giro, quindi comunque, al di là di questo, chiudiamo questo incontro e lo chiudo con una curiosità. Vedete, che ci riempie di orgoglio. Il Wall Street Journal dedica, diciamo che i click più significativi delle notizie che dà arrivano dal cibo. In questa cornice ha una rubrica di grande successo che c'è da tanti anni, che è quella sulle ricette. Bene, voi sapete che intramontabile è una ricetta che ritualmente, nel momento in cui c'è la stagione delle prugne, è ai primi posti negli anni e in tutti, nonostante che il tempo passi. E qual è? La ricetta della torta di prugne. Ecco, io credo che questo, come italiani, ci debba riempire di orgoglio, e vedo Carlo Petrini, che lo sapeva già, che sorride. Ma è davvero, credo, una notizia che ci può essere di conforto nello scontro contro la carne vegetale. Grazie a tutti per la partecipazione. Resterà sul palco Ettore Prandini, e invece chiedo di prendere il posto degli intervenuti a chi sarà protagonista dell'ultima parte della mattinata. Condurrà, anch'io adesso esco di scena, Giorgio Calabrese, che è presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute. Prego anche di salire sul palco a Claudio Palladi, amministratore delegato della Rigamonti, a Lorenzo Beretta, presidente e amministratore delegato del Salumificio Analogo, e a Gianmarco Centinaio, sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali. Sentirete da loro una notizia importante che riguarda una ghiottoneria, e cioè la Bresaola, che però spesso non è così come sembra Made in Italy, ma lo diventerà, almeno per i consumatori più avvertiti. A voi la chiusura.